E rieccoci ragazzi con il nostro 64esimo ragazzi episodio di Red Dead Redemption 2. Abbiamo scelto questa foto, almeno così mi sembra più carina tra tutte, quindi scatto una foto. Take your time. What? Nothing. Nothing at all. Tough guy. Gunslinger. Excuse me? Nothing. I didn't say anything. I just posed. Shut up. You know, you're not very nice to me. Oh, I'm nicer than you deserve. True. Here. Came out. Beautiful. Sure. Oh, look at that face on you. Be quiet. What do I owe you? $5. There you go. Thank you. $5, yeah, ragazzi. Oh, yes. He'll probably come in for a post. He seemed to enjoy himself. Bye now. What shall we do now? There is one thing I hadn't done. I've never been to see one of them moving picture shows. Never? No. Well, come on. Let's go do that. You sure? Giusto. Andiamo all'Imperial Theater. I love Marvel. Okay, good. Let's go. Thank you. It's real fine doing normal things. Dunque andiamo a piedi con Abigail, andiamo a teatro. Allora, vedere gli spettacoli potete andarci anche durante i, come si chiamano, il gioco base, no? Vi ricordate che a teatro c'erano andati anche, come si chiamano, Arthur e Mary. Something called Sketches for Sweetheart, I think. Oh, hello. Two tickets, please, to see Sketches for Sweetheart. That'll be 50 cents, please. Okay. What's it about? I have no idea. Fantastico. Dunque, spendiamo soldi. Thank you again. Abbiamo già speso $5,50, eh. Is it over? I think so. Come on. Ok ragazzi, siamo andati a teatro con Abigail. All right. We better get home. Oh, we never get out. The farm will be fine. Farm. I love hearing that. Let's go down to the lake for a minute. The lake? Sure. Why, you finally gonna drown yourself?
In a manner of speaking, I guess I am. Happily so. Acting real strange. No, I'm not. Come on. You're a silly man, John Marston. What about Jim Milton? Oh, he's even worse. Ecco qua. Like I said, mighty strange. I like to row. Since when? You can hardly swim. I don't plan on capsizing. Questa è un'altra presa in giro di Red Dead Redemption 1, ragazzi, perché se mi ricordo bene lui non sapeva nuotare, morivamo se andavamo in acqua. Chiedi di sposarti. You marry me? Get up, I am married to you. No, I mean proper, in front of God. You serious? I got this ring. I've had it for a long time. Take it. Serious? It would make me very happy if you would... We've lived a lot of lives. Let's just live this one from now on. You and me, Jack, a family, by law. John, I never... I didn't know what mattered to you. It didn't. But now it does. If you think this is dumb, I'm sorry. Shut up, you silly man, and kiss me. Ed ecco qui, finisce, credo così, la nostra missione. Ma non finisce Red Dead, ragazzi. Siete pronti per l'ultima missione. L'ultima impresa di John Marston. Ed eccoci qui, il sogno di un nuovo futuro, ragazzi. Dunque, osservando tutto quello che è nostro, che abbiamo costruito adesso, andremo ora, ragazzi, a fare... Ah! Un saltino, ecco, scusate, e andremo soprattutto da Abigail. Per l'ultima missione di Red Dead Redemption 2. Siamo stati assieme molto in questo gameplay. Probabilmente è molto lunga come missione, la finiremo nel prossimo episodio, ma... Ecco qua Rufus, è ancora vivo, ragazzi, molto bene. Quindi,
Entriamo. Sir Galsworthy put down his sword and took up his plow. I love it. I truly love it. Abigail, dear, what's for dinner? What's for dinner? Away with you, you no good parasite. You cook. Actually, that's not a bad idea. John, come out here. Hey, John. Abigail. Say, Charles. I found him. I found Micah. No. I got a lead. One of his boys wanted for murdering the woman. Been seen drinking in Strawberry. If we can get to him, he'll lead us to Micah. But I gotta go now. You coming? No. He's not coming. I will. That's your business. His business is here. Yeah. Yeah, I'll ride with you. No, I'm begging you. No! You risk all this? For what? For Micah? All this? Well, this wouldn't exist if it weren't for Arthur, Sadie, and all the folks as fell. If I let him go, this place ain't no more real than... one of Jack's dragons. I'm begging you! I'm begging you to understand. This is it! This is... Please. Please try to... I ain't got no other choice. Keep an eye on the place for me. Of course. Please! Let's go kill this son of a bitch then. Ok ragazzi, la nostra ultima missione. Quindi ragazzi, questa è l'eredità di Arthur. Esatto. Abbiamo una faccenda di cui occuparci, Micah. Dunque ragazzi, siamo veramente alle battute finali. Godiamoci gli ultimi momenti insieme. E Rockstar in questo videogioco ce li ha regalati dopo che c'è stata questa promessa d'amore tra John e Abigail. Quindi allora, lasciamo i cavalli vicino al ponte. Perfetto. Allora, aspettate che prendiamo i fucili dal cavallo, sempre. Allora, cerchiamo dall'altra parte, siamo a Strawberry, vi ricordo.
quale panorama migliore di Strawberry. Grande, grande Sadie. Questo era uno dei due uomini di Mike. Ve li ricordate, Creed e l'altro? Che lui aveva introdotto nella banda. Metti il collo, ecco. Non dovevamo puntarlo. E Charles è seduto lì. Come parla, eh? Ragazzi, se lo risparmiate, gli spara sedi. Ora abbiamo i cavalli lì, perfetto, quindi direi che è il momento di andare tra le montagne a prendere. Campiamo. È un lungo viaggio, ragazzi. Ci siamo messi anche i cappotti per la montagna. This pass will take us up into the high mountains. Lead the way. There's an old watchtower up there they might be using for a camp. Stiamo tornando. Ah. Charles. Allora,
Spostiamoci di riparo in riparo con Sadie. Ragazzi, non sto riuscendo a ripararmi perché si arrampica invece di ripararsi. Quindi cerchiamo di sfruttare le medicine aperte che ci daranno un po' meno vita. Allora, dov'è? Dovremmo avere una vista. Eccolo. Perfetto, ragazzi, il primo è andato. Andiamo a prendere Maika, ragazzi. Arrivano. Ci danno anche poco tempo per ripararci, eh. Sei davanti. Abbiamo pochissimo Dead Eye, ragazzi, quindi è il caso di ripopparlo. No, ha messo via il fucile, ragazzi. È il caso di prendere una medicina di quelle potenti per avere anche un po' di riduzione del danno e avanziamo con Sadie. Dietro, dietro. Arrivo, Sadie. Ma come si butta lei? La buona Sadie Adler. No!
No, no, Sadie, non ci fare scherzi, eh. You're bleeding pretty bad. Ain't nothing. I'm fine. You're dying. I'll be fine. Just sit, it's okay. I ain't dying. I ain't. I hope not. I ain't dying. Go get him, I'll be fine. I just need to rest. Okay. Charles, stay with him. Charles, you worry about yourself. Tocca a noi, ragazzi. Ain't you gotta have it? Well, I got something to take care of, sure. Just you left, is it? Yeah. Just me. I ain't here for you. Just Micah. So get out of my way and make it quick. You ain't getting any further than right here. I was kind of hoping you'd say that. Ok ragazzi, dunque ho dovuto fare un taglio perché prima mi hanno ammazzato. Quindi vediamo se stavolta andrà meglio, ma ragazzi credetemi che rivelano di colpi in questo pezzo. Ha messo via le pistole, avete visto? Quindi anche per questi bug il gioco ci fa morire. Io cercherò di andare più veloce possibile, ma come vedete non è semplice. Allora, vediamo se abbiamo una medicina aperta. Per il momento prepariamo... Ah, non è sufficiente. Prepariamo anche le altre. I tonici più potenti. E dovremmo giocare tanto di Dead Eye, ragazzi, qua, perché... Vedete, non... è talmente buggato in questo momento il gioco che... Sarà perché sto riprovando che non ci permette neanche di marcare i nemici. Ecco, adesso ce l'ha fatto marcare. Vediamo se possiamo usare il fucile a pompa. Comunque è un'arma più risolutiva. Dobbiamo ripoppare Dead Eye e ripoppare vita. Ecco qui, ora abbiamo la riduzione del danno. Ne abbiamo uno dietro, lo vediamo all'ultimo. Abbiamo veramente pochi colpi del fucile, come vedete. Ne abbiamo uno sopra di noi, eccolo, lo vedete? Dovrei sprecare molto meno colpi. Prima ho ripetuto la parte di prima con il checkpoint e ho frugato i corpi, ragazzi, non mi hanno dato neanche un proiettile, quindi... per il fucile, quindi o arrivate già qui con i proiettili o siete fregati come me. Ora ci attaccheranno sia da davanti che da dietro, eh? Se mi ricordo bene, ecco qui. Ne abbiamo uno in alto, come vedete. Ne abbiamo uno da terra che sta cercando di venirci contro. Stiamo finendo i colpi del fucile, come vedete. Dunque, andiamo in mischia con quest'altro fucile, che però ha pochi colpi anche lui. Niente, dobbiamo affidarci alle pistole. Per quanto io sempre ho giocato col fucile, ci siamo trovati a endgame, ragazzi, questa è l'ultima missione. Ci troviamo a endgame senza... Ah, maledizione. Siamo scoperti e senza Dead Eye. Il Dead Eye finisce veramente rapido, come vedete. Ora ripoppiamo la vita e ripartiamo. La telecamera oscilla tantissimo durante i Dead Eye, quindi è difficile mirare. Ecco lì. Addirittura non so perché stavolta non ci fa loccare i nemici. Questo è ancora vivo.
trova Micah. Ok, l'episodio è quasi finito, ragazzi, quindi faremo le ultime sparatorie. Dobbiamo cercare nelle varie zone qua. Ne abbiamo uno davanti. Vi poppano fuori davanti, lo vedete? Ora datemi un attimo di tempo che ci nasconderemo dietro questa cassa e ripoppiamo i Dead Eye. Allora, sto continuamente usando Dead Eye, ragazzi, ma in questa zona sono talmente tanti nemici che è veramente troppo rischioso. Cioè, se vi sentite sicuri, come ho fatto io adesso, ma credetemi, sono talmente tanti nemici che e vi spuntano, poppano proprio davanti, così, all'improvviso, e non abbiamo il fucile, quindi... Lì ne abbiamo altri, allora... Usiamo un'altra medicina, ragazzi, siamo a fine gioco, possiamo permettercelo. Li sentite i colpi, li vedete? La quantità di colpi che un solo nemico riesce a tirarci. Fortuna che il tonico ci sta dando una sorta di riduzione al danno. Ecco, là è la nostra destinazione, ragazzi. L'ultimo luogo in cui cercare Micah. Quindi se vi è piaciuto l'episodio, ragazzi, lasciate un like oppure iscrivetevi al canale per il gran finale, il 65esimo episodio finale di Red Dead Redemption 2. Io vi saluto qui e vi ringrazio di aver visto Red Dead con me. Alla prossima, ciao ciao ragazzi.